Era il Natale del 1982. In genere si dice che il Natale si celebra con i propri familiari. Ci domandammo, e chi non ha famiglia cosa fa? Perché il Natale tra noi, con la comunità di Sant'Egidio? Che vuol dire questo Natale per noi e con noi? Allora decidemmo, con una idea che io credo sgorghi dal Vangelo, di preparare il giorno di Natale, dopo le messe, una mensa dentro la Basilica, per i poveri e per coloro che non avevano famiglia. Il pasto o il pranzo, non solo alla mensa della liturgia, ma anche nella vita quotidiana con i poveri, ha un posto molto importante nella spiritualità di Sant'Egidio. È come dire, a Natale Gesù apre la sua casa più bella per chi non ha nessuno. Questi in fondo sono profeti che ti aprono una strada se sai ascoltarli, se sai seguirli, se sai accompagnarli, se sai reagire nel modo giusto. E iniziò in quel momento, in quel giorno, una tradizione straordinaria di accoglienza dei poveri nel giorno di Natale per mostrare quella affermazione evangelica, beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Essere, diventare amici dei poveri richiede delle azioni molto concrete, non è solo una cosa sentimentale. Ecco, Santa Maria in Trastevere allora, ma oggi centinaia di chiese di altri luoghi si aprono il giorno di Natale per accogliere chi è più povero, chi è più debole, chi non ha nessuno. Diamo dei pasti caldi, dei pranzi ai senza tetti, diamo dei pasti nelle case famiglie dove vivono gli anziani, e la cucina è molto spesso il luogo centrale della famiglia, dove tutti passano e vengono a vedere che si mangerà dopo, a dire io vorrei mangiare questo, vorrei mangiare questo. È un po' il luogo familiare per tutti, perché sappiamo tutti che un pasto preso insieme ha più sapore che un pasto preso da solo. Poi i pasti che diamo per strada, quando facciamo i giri per i senza fissa dimora.